Ciao bambini, sono Silvia di Lettrici Improbabili. Oggi insieme a dei piccoli lettori vi racconteremo una storia per la Giornata Mondiale della Terra. Il puntino che si vedeva bene. C'erano una volta Vanni e Giacomo, due fratelli. Al mattino, dopo la colazione, andavano a scuola. A Vanni e Giacomo piaceva andare a scuola per imparare tante nuove cose e stare insieme ai loro amici. A volte, dopo la scuola, andavano al parco. Un giorno, però, arrivò da molto lontano un piccolo puntino che si credeva un re. Ma un re cattivo che voleva governare su tutto e tutti. Il suo nome era Covid-19. Nel giro di pochi giorni decise di chiudere le scuole, i parchi e i negozi, con la minaccia che chi sarebbe uscito si sarebbe preso una brutta influenza. Le mamme, i papà e i nonni decisero quindi di rimanere a casa, anche Vanni e Giacomo rimasero a casa e decisero di creare degli scudi di protezione che davano dei superpoteri. Potere delle mani pulite, potere delle mascherine, potere della speranza. I bambini, avendo questi poteri, si sentivano al sicuro. Intanto il re andava in giro a spaventare tutti, diventando sempre più arrabbiato. Ma con il tempo, grazie ai superpoteri dei bambini, iniziò a diventare sempre più piccolo, fino a quando, puff, sparì. Vania e Giacomo organizzarono una grande festa e invitarono i loro nonni e i loro amici per potersi riabbracciare.